Allora, caro Parenzo, ti leggo questa notizia. Stavolta, se fossi stato in casa, avrei puntato al petto per ucciderli. Sono stanco di essere vittima. Non sono più disposto ad accettare che la mia famiglia sia in pericolo. È l'amaro sfogo di Giuseppe Mazzon, 61 anni, imprenditore di Sandrigo, residente in una villetta di via San Sisto, nella stessa località veneta. L'altra notte, provincia credo di Vicenza. L'altra notte, per la terza volta, finita nel menino dei ladri mentre la famiglia era in vacanza per 2 giorni, capito? Mazzon vive armato in casa, la sua pistola fa parte del bottino del furto messo a segno nella notte, eccetera, eccetera. Il furto supera i 10.000 euro. Questo Mazzon, l'ho sentito nel pomeriggio, è una belva scatenata. Vabbè. È avvelenato. Parlaci anche in veneto, se puoi, David. Sì. Pronto? Sto parlando con Giuseppe Mazzonna? Sì, sono qui. Buonasera, Giuseppe Cruciani, Radio 24, ecco. Salve. Salve. Come andiamo? Penso così, non so poi mia, non mi penso. Scusi, ma qui le presento un signore che si chiama... Non si può mica. Esatto, dice. Tu traduci. Le presento un signore che si chiama Parenzo, lo conosce lei? Ma devo parlare in italiano e in dialetto? Tutte e due, insieme, quello che vuole lei. Come che te vuoi, caro? Sami, come che te vuoi, come che te vuoi? Dai, forza, allora. Su, fa il mona, fa troppo il mona, su, demo. Scusami, Mazzon, ma qui c'è Parenzo, questo signore si chiama Parenzo, il quale spesso è dalla parte dei ladri. No. Questo non è vero, non è vero. Capito? Esatto, che dici? A che tipo è, no? Ti becca portare via la pistola di ladri, no? Questo non lo capisco. E che fra un mese mi trovo un altro più grosso di quella che avevo. Ah sì, ho capito. Cioè il signore sostiene che adesso si compra una pistola più grande di quella che aveva. Ma ha ragione, perché quella gliel'hanno rubata, giusto? Giusto. E dopo è più grande di quella che trovo, non c'è più niente dopo. Perché è più grande di quella che trova, non c'è più niente. C'è un cannone. E la prossima volta che si vede di fronte dei ladri, se mai dovesse incontrare dei ladri, che cosa fai, Giuseppe? Che tiro addosso per comparli. Diretto al petto, così, diretto. No, alla testa. Alla testa è meglio, sì. La testa è meglio. Prudenti, ma tu hai fatto dei corsi di tiro? E dopo, se per caso lo finisce, mi do il colpo di grazia. Pure il colpo di grazia mi sembra giusto. No, cioè, mi sembra se sopravvivono, sì. Vai lì e... Sì, perché se no mi tocca con la legge in Italia, mi tocca mantenere la vita dopo, no? Ma sì, ma ragazzi, ma ha ragione il Mazzon, caro Parenzo, no, è inutile che protegga. Ha ragione il Mazzon. Allora, quanti furti hai subito? 3 furti in 5 anni. 3 furti in 5 anni. Ma non è che questo giustifica sparare così... L'ultimo... 4 furti, aspetta, perché uno le sta fatto dalla popolare di Vicenza anche. Che c'entra la popolare di Vicenza? Ah, perché ti hanno rubato i tuoi soldi pure. Ecco. Ma l'ultima volta che è successo? Quanto hanno rubato l'ultima volta? Sempre intorno sui 20-30 mila euro. In più? I valori, tutto. Adesso mi vengono rubato circa intorno ai 20 mila euro perché avevo 4 mila euro di liquidi. Sì. Che dovevo pagare anche un po' il dentista. Sì. Poi? E poi con coiardini, braccialetti, tutto, svuotata la casa. E c'era la pistola anche? Sì, con 65 colpi anche quella. Pure, che pistola era? Era una 38 Special. A tamburo. Ma tu sei anche cacciatore? Sono cacciatore ex carabiniere. Pure. Beh, amico mio. Beh, immagino che ti siano simpatici i signori vegani, no? Quelli che non mangiano carne. Esatto, bravo, quelli che non mangiano carne. Ottima sintesi. Ecco, che concetto, che idea hai dei signori vegani? Che tu? Idea che abbia? Che auguro che crepa. Ecco, sempre molto... Ah, sempre di giudizio. Traduci, molto vuoi tradurre? Mi auguro che muoiano. Se uno è vegano, beasso che mai ne sei altro, che faccia che cazzo che vuoi. Ecco. Se uno va a caccia, paga il suo rego e tutto. Nessuno è qui che dice vivi e lascia vivere. Vecchio pragmatismo veneto. Ma certo, ma ragazzi, ma questo è il pragmatismo veneto, come sì, dici però, tu, capito, è la realtà, io. È uno attaccato alla realtà, mica fa i sogni pindarici, non vuole un mondo migliore, non vuole un mondo più giusto, che poi più giusto non sarebbe. Lui dice, io vado a caccia, se entra un ladro dentro casa mia sparo e lo ammazzo, vado a caccia, ammazzo, mangio la carne. Ma che cosa c'è di altro, di più normale, Parenzo? Cosa c'è di più normale? No, ma a me stupiscono le modalità, questo che invita a sparare, che si compra il fucile più grande, cioè mi pare. E la prossima pistola che compri qual è, Giuseppe? Com'è? La prossima pistola che compri qual è?
Una semi-automatica. Una semi-automatica. Ma eh? Non c'è da vantarsi di a questa roba. A lunga, perché la traiettoria è più perfetta. Sei bravo a sparare oppure hai bisogno ogni tanto di aggiornarti, di prendere delle lezioni? Ero tiratore scelto sui carabinieri. Amico mio, ma io sei il mio idolo assoluto. Ma tiratore è un idolo? È un idolo. Perché non ha paura di dire quello che pensa. Non ha paura, è un invito a sparare. Non è un invito, lo fa lui. Gli altri come dovrebbero comportarsi secondo te? Ci vogliono più armi in Italia? No, in Italia bisogna intanto eliminare questi politici, eliminarli fuori, una marcia su Roma per darli via, questi ladri, questi non conta niente, questi non siamo tutelati i politici. Ma cosa dice? Marcia su Roma, cosa dice? Come diceva lui? Ma io quello che mi dà contro. No, ma lei che do contro, io no. Ma si rende conto di quel che dice? Aspetta. Marcia su Roma, via i politici. Ma no, ma perché in realtà gli abbiamo i politici e i giudici non siamo più tutelati, i carabinieri non possono più fare niente, la polizia non può più fare niente. Un bel colpo di Stato, Femo, un bel colpo di Stato, avanti. Qui i coglioni sono morti nella guerra, poveretti. Scusami, ma era meglio quando c'era mi lui, dunque, per no? Il Veneto, perché il Veneto non era sta meglio roba quando qua c'era lui una volta, o no? 5 mesi di lui ci vorrebbe adesso. Ci vorrebbero 5 mesi? E ancora. Di quello che gli occupa. Del pelatone, no? Pelatone. Ma sto qua è un pazzo scatenato, questo qua. No, quei coglioni ci va, ragazzi. Ma come mai? Si capisce, perché c'è quello? Perché a volta che lavorava a 14 anni mi faccio un culo che non finisce più. Era da agosto che non andavo via e guido la moglie, se fermo 2 notti via. Fermo sulle biciclette, andiamo a cavole, andiamo a mangiarsi e pesce sui casoni. Sono stato via 2 notti perché sono portato a casa. Questa è l'Italia che avevo. Scusa, ma tu ai politici che faresti? Veramente sei marci qui perché c'è più ladri di qui che sei entrato sabato a casa mia. Tutti al muro. Non dico il muro, magari vado sul forno crematorio. Se ti ritrovassi di fronte questi ladri, che fa senza pistola, che faresti di fronte a un ladro? O mio io. Con le mani, cioè, addosso? No, o mani, o coltello, o mio ti. Ma secondo te ci sono troppi... È una domanda, credo che sia abbastanza semplice la risposta. Ecco, ci sono troppi immigrati in Italia? Eccola. Il negretto non è entrato ieri a casa mia. Il negretto spaccia marijuana, spaccia la droga, è stupido il negretto. E chi è entrato? È stupido, certo. Famiglie, bande dell'est, rumeni, o albanesi. Rom. Oh, sì. Anche rom. Ma questa immigrazione, come la vedi? Dentro. Che faresti dei rom, per esempio? Qui ho letto sul giornale Vicenza che gli paga l'acqua, o te vedi entro 10 minuti, se no ti abbaracca, te salti alto dico. Tutto in aria. E gli immigrati clandestini che arrivano in Italia? In mezzo al mare, a Salia. Ci vorrebbero 5 mesi del pelatone, diciamo. Ma no? Anche meno, forse. Certo. Anche meno, cioè un uomo forte che raddrizza tutto. Anche Tito? Anche Tito chi? Ah, Tito. Tito quello comunista. Tito, non è da Jugoslavia, Tito. Lei vuole un dittatore, insomma si capisce che qual è la sua formazione. Anche il baffino, per esempio, il signor Hitler. Quello non... gli ammazza pesante. Quello è stato un po' pesante, dice, la valutazione storica. Cioè, per esempio, no? I forni... Il nostro De Felice, no? Il nostro storico. Dice, quello è stato un per po' esempio, pesante. Ha fatto i forni crematori con gli ebrei, per esempio, no? Quello non va mica bene. Meno male. Non va bene quello. Meno male. Meno male che anche lui però, ragazzi, come che si può fare in Italia, vabbè che... Lì un cuoco perso tutta la giornata tra carabinieri e questo e quello, perché ha paura della pistola adesso, no? Me l'hanno rubata a casa mia, ho tutte le inferriate nel piano terra. Bene, ottimo. Adesso finché non ricompri la pistola, ho che fa? Ho due porte e sono blindate. Sì. E la pistola era sull'armadio, in camera, sotto chiave. E mi ha detto che ho lasciato l'arma incostruita. Ho detto, adesso ti vogliono rompere pure i coglioni su questo. No, amico mio, se la prossima volta che vado al mare mi metto la pistola davanti sul costume e vado in spiaggia. No, ma bisogna, ci sono, però scusi professore, perché ci sono delle regole per custodire delle armi. Ma capito, ma adesso non è che lo incriminano. Certo. Gli hanno rubato 20.000 euro la pistola e lo incriminano perché ha lasciato la pistola dentro il coso. Ci sono delle regole. Scusa, ho lasciato l'arma incostruita. Ha sbagliato. Mi dispiace, ma ha sbagliato. Ma no, ma chi ha sbagliato? Dice Parenzo che hai sbagliato. Lei, ma no, è inutile che rincari la dose. Lei ha sbagliato. Parenzo dice che lei ha sbagliato a tenere l'arma incustodita. Sì, lo dice Parenzo, esatto. Lei ha sbagliato. Ma come chi sei? So Parenzo. E che dico che te che hai sbagliato. Scusa, poi ti troviamo fuori dai coglioni lui. Ma adesso, ma che modo è questo? Adesso questo. No, scusi, c'è poco da ridere. Le armi vanno custodite secondo le regole. Regole. Può
porte blindate inferriate dentro su un armadio chiusa a chiave. Più di questo. Un armadio la pistola e su un altro armadio le cartucce. Evidentemente non è un modo sicuro per custodirla, perché vanno custodite in cassaforte, su. Evidentemente. Rispondigli bene. Ma scusa, ma tiro via il microfono che il personaggio lì potrebbe essere. Beh, sulla pistola evidentemente è colpevole. Ma che lui, la teneva dentro l'armadio? La pistola era custodita come doveva essere. E allora perché i carabinieri dicono perché di no? Dico 8 fucili e quindi sui mobili tutto custodito sotto chiave, tutto quanto. E perché tutto dicono regolare. Perché dicono di no i carabinieri? Se i carabinieri dicono che non era custodita secondo le regole, mi dispiace, amico mio. Non era custodita. Ma che disegna anche tanto le regole, io dico, ma che è. Comunque. Ma se ti pare che le sa lui e non le sa i carabinieri. Pensa a te. Vabbè, te che sbaglia. Ma no, non ha sbagliato. No, ma non ha sbagliato. Altro. No, ma scusa, dove sei che la radio lì? Radio 24. Radio 24, caro. E dove sei de base? Dove Milano, sia? Milano. Però è su Milano, trovate. Vabbè. Beh, questo. Mi dici ancora che l'arma ieri è custodita? È a Roma, lui, ti do anche l'indirizzo se vuoi. A Roma. Sto a Milano. Ho fatto militare io a Milano. Ecco, bravo, Viale Monterosa. No, lui è a Roma. È a Roma. No, a Roma è chiusa la sede. Viale Monterosa. Viale Vincenzo Monti. Sì, ma lui bravo, là vicino. Quel signore Viale che, Monterosa. Il signore che ti attacca è a Roma. È a Roma. Quartiere Prati. Ma io ho l'accento del nord, peraltro. Come faccio a stare a Roma? Giuseppe, mandalo a fanculo questo qua. Dai. Ma mi penso che scherza che il tipo io. No, dice sul serio, non scherzo purtroppo. Manco per niente. Parlo sul serio. Sì, parla sul serio, mandalo a fare il culo, ti prego, dai. Certo. No, scusa, magari lo paghi anche, no? Sì, anche abbastanza bene. Sì, lo pagano, No, metti in mezzo una strada, uno così. Ma è gentile questo. Ciao Giuseppe, ciao. Ciao. La Zanzara.